Questo video è in collaborazione con Keyforge Italia, Grande Inverno e Fantasiastore.it, dove se inserirete i codici riportati in descrizione riceverete il 5% di sconto. Keyforge è un gioco straordinario, milioni di mazzi unici scoperti e ancora molti altri da scoprire. Ogni volta che si ha tra le mani un mazzo ancora chiuso, si spera che quella sia la volta buona che si apra un contingente bellico pronto ad annientare la concorrenza senza troppi scrupoli. Per questo, l'Arconte del Crogiolo ha portato per voi sul proprio canale la rubrica E mo son mazzi vostri, dove si prenderà in esame un mazzo fornito da voi e si cercherà di scoprirne i più reconditi segreti. Signori, in questo primo appuntamento andremo ad analizzare il mazzo che ci ha fornito Alessandro Binosi. Con casate Brognar, Sanctum e Ombre, vi presento Valdis V, ribelle che venera la ferocia. Andiamo a dargli un'occhiata. Iniziamo con la casata più caotica del crogiolo. In questo mazzo la sezione Brognar ha un bel potere d'attacco. Sono molte le combinazioni che possono dare fastidio all'avversario. Prima tra tutte la sinergia tra Bingle Bang Bang e Guanto del Comando, che evita che il nostro Goblin si faccia uccidere senza creare il caos che è solito causare quando si schianta contro le linee di battaglia avversarie. In suo aiuto, e per non rendere il sacrificio vano, creature come Baracciola e il Riciclatore Gargantes possono finire il lavoro che il piccolo Goblin ha iniziato, combattendo ed infliggendo danni radiali. I due Tremito sono fastidiosi per impedire qualsiasi azione ad una creatura avversaria e ai suoi vicini. Questo darà un motivo in più all'avversario di occuparsi anche dello schieramento delle proprie creature, ma avendo due Tremiti nel mazzo, questa questione lascia il tempo che trova. Mani Nude va in antisinergia con gli artefatti presenti in Sanctum ed Ombre, ma non risulta poi così problematico se l'azione di casata Brognar dovesse entrare nei primi turni. Male che vada, riusciremo ad ottenere comunque un'ambra. E per chiudere il quartetto composto da Dominatore Grumpus e i tre Grumpus da guerra, il primo, solo in raccolto, purtroppo, cicla bestie in continuazione, ma è allo stesso tempo soggetto alle attenzioni dell'avversario. I tre Grumpus da guerra possono creare caos se raccolgono o combattono vicino creature come Brammo o Baracciola, ed avendo soltanto tre in costituzione, l'ipotesi di combattere con loro per l'innesco dell'effetto credo verrà presa in considerazione in rari casi. Rimanendo sulla loro costituzione, un 3 non è impossibile da mandare nella pila degli scarti, e questo fa di loro della semplice carne da macello. Personalmente non adoro queste creature e il loro domatore, ma se entrano in gioco e nel turno successivo girano, possono creare molti problemi all'avversario. Sezione che rispecchia per la maggior parte l'aggressività di questa casata, ma con la presenza dei Grumpus Family, che ribadisco non mi fanno impazzire, mi vedo costretto a dare un 4,5 su 10, non essendo incisivo a livello di consistenza. La loro media di potenza è di 3,375. Un po' bassa rispetto agli standard Brognar. Passiamo alla mia casata preferita. In questa sezione i celestiali corazzati possono contare sul supporto di Abond, che dona a tutti i Sanctum un punto in più in armatura, rendendo creature come le due scialle la protettrice o Rota il silfiero ancora più duri da buttar giù. Le scialle, per l'appunto, avendo la capacità schieramento, possono andare a proteggere, grazie alla loro abilità di provocazione, creature come Sir Marrows, utilissimo in caso di raccolto selvaggio da parte dell'avversario, lo stesso Abond Forgiascudi e il Cavaliere Grigio, che rappresentano, tutti e tre, il fulcro d'abilità di questa sezione. Concentrandoci sul Cavaliere Grigio, possiamo notare come si sposi perfettamente con energia curativa, soprattutto se posizioniamo il cavaliere vicino a un Brognar e ci combattiamo. Se saremo fortunati, il Brognar avrà ricevuto danni sufficienti per innescare l'effetto di energia, che curerà completamente il gigante, come se nulla fosse successo, e ci donerà tre preziose ambre. Altra sinergia interessante è data sempre dal Cavaliere Grigio con Prendere Ostaggi, che invece di far catturare ambre pari al numero di creature che combattono, potrà farti catturare un'ambra in più proprio grazie all'abilità del cavaliere, che ripristinerà un alleato vicino per combattere. Se poi la vediamo in maniera panoramica, un tris di combinazione tra cavaliere, prendere ostaggi, energia o sigillo della confraternita, che non permette alla creatura nemica di infliggere danni alle nostre creature, potrebbero essere un duro colpo per l'avversario nel turno in cui giochiamo queste sinergie. Il sigillo potrebbe essere utile anche in combinazione con Bingle Bang Bang e il Guanto del Comando,
Grazie alla sua abilità Omni, infatti, eviteremo al Goblin di subire danni e quindi manterremo la presenza board. E questo rappresenterà per l'avversario un problema in più da risolvere. Passiamo al custode della porta, che ha una duplice funzione. Entra in gioco per fare board e per attivare il suo effetto, quando capita, che contro Mazzi Rush potrebbe dare davvero fastidio. Se poi verrà affiancato a Rota Is il Fiero, con la sua abilità provocazione proteggerà da attacchi indesiderati il custode e con il suo ben più utile pericolo 4 dovrà essere combattuto da creature con forza pari o superiore a 5 per poter almeno riuscire a scalfire la sua corazza. E se la creatura avversaria riuscirà a distruggerlo, più sono grandi ci verrà in supporto per toglierci un ulteriore pensiero per il resto della partita. Interessanti questi Sanctum, se giocati a dovere potrebbero dilungare la partita e controllare le risorse avversarie in modo decente. Per questo mi sento tranquillo nel dare una votazione di 6,5 su 10. Ora ci trasferiamo dalle luminose alture dei Sanctum ai bassi fondi oscuri delle ombre e già a prima vista possiamo notare che questa sezione non è incisiva come dovrebbe essere una sezione ombre che si rispetti. Genji è come sempre situazionale. Se hai più ambre dell'avversario, ti è utile solo per raccogliere. Se il tuo avversario ha un'ambra in più rispetto alle tue, ti è utile solo per raccogliere. Se l'avversario ha due o più ambre rispetto alle tue, si preoccuperà di fartelo secco appena ne ha la possibilità. Questo rende questa creatura un problema una volta su tre, che non è assolutamente un vanto. I due Ronin invece rispecchiano perfettamente l'essenza delle ombre. Entro in gioco e rubo se hai meno di 7 ambre, altrimenti ne rubo 2. Fastidiosi e perfetti per una casata ombre che lascia però a desiderare. Colpo a tradimento può essere utile contro creature deboli o per dare il colpo di grazia a creature ferite già in precedenza dalla nostra sezione Brobnar, e se non dovesse risolversi il suo effetto secondario non ci saranno problemi. Due danni più un'ambra sono un compromesso più che valido, soprattutto se giocato in combo con Shuriken, che potrà donare alla nostra riserva un'ambra in più se andiamo a distruggere una creatura con forza pari a 3 o se l'avversario ha giocato creature con forza pari a 1. E a seconda del numero di ambre nella nostra riserva, il sacchetto di monete potrà toglierci di mezzo creature fastidiose che stallano il gioco e regalarci un'ambra. I due Yanzi Gang sono una carta che ho sempre ritenuto valida. Una consistenza per 5 è l'azione che ruba un'ambra dalla riserva avversaria. Carta che non è semplice buttare giù, ma che richiede un turno per scatenare il suo potenziale. Questo la rende soggetta a sparecchi vari come portale di Dis, chiave di Dis e simili, vanificando la sua presenza in board. Se poi non c'è modo di rimuoverla, l'azione verrà attivata con conseguente prosciugamento delle riserve avversarie. Il deposito nascosto ci permette di liberare la mano, ma non riesco a individuare una carta in questo mazzo che sia utile tenere negli archivi. Possiamo quindi ripiegare su Mani Nude, che può creare anti-synergy con i nostri artefatti, se esce nel bel mezzo del gioco o a fine partita. O si può optare per una delle due Passepartout d'osso, in caso si voglia rallentare la forgiata dell'avversario. In questo modo ne avremo uno in gioco e l'altra negli archivi pronta ad essere utilizzata. Infine arriva il colpo d'occhio, che è una creatura tanto fastidiosa quanto morta. Infatti il suo effetto non passerà di certo inosservato e l'avversario farà carte false per togliersela di mezzo. Una carta che francamente non mi soddisfa appieno, ma che non riesco neanche a condannare. Rimane sempre una carta che quando raccoglie fa danni. Sezione ombre che può dar fastidio all'avversario, soprattutto in combinazione con Brobnar. I suoi spacchini possono dare la pace eterna a creature avversarie che sono state precedentemente indebolite. La riserva avversaria non trova mai pace, prima con Ronnie e Yangtze, poi con le due Passepartout. Insomma, non è una sezione che mi sento di scartare a priori, quindi per me un bel 5 su 10 può più che starci. Quindi ricapitolando, questo mazzo è sicuramente un lockdown che va di controllo board ad oltranza. Ci sono svariate carte che fanno danni ad aria e questo evidenzia la sua natura. Anche se a tratti si sente odore di synergy a causa di carte come il Cavaliere Grigio o il Guanto del Comando che interagiscono con creature sul campo di battaglia e che possono scatenare combinazioni fastidiose. Per il formato di gioco, l'aspirazione massima di questo mazzo è il formato Arconte nel negozio sotto casa. Prima di intraprendere però questa mini avventura, consiglierei di giocarlo almeno per una settimana, così da capirne a fondo le sinergie e valutare se davvero vale la pena di farlo partecipare ad un torneo o utilizzarlo soltanto per amichevoli. Concludendo, la valutazione generale di questo mazzo è di 5,34 su 10, un mazzo che tra amici può essere giocato tranquillamente, ma che non rispecchia neanche lontanamente le aspettative del mazzo utilizzato per grandi tornei.
siamo arrivati alla conclusione dell'analisi di questo mazzo. Se avete dei mazzi che volete far partecipare a questo format, lasciate nei commenti il link che potrete copiare ed incollare dal Master Vault. Mi auguro che il video sia stato di vostro gradimento e che l'analisi sia stata d'aiuto. E mi farebbe piacere se voi lo condivideste con amici che hanno la vostra stessa passione per questo gioco. Non dimenticate di lasciare anche un like o lasciare un commento, oltre che con il vostro mazzo, con un'opinione su come migliorare. Grazie per essere stati con me, non ci vediamo alla prossima. Ciao!